proprio per la sicurezza, non so, è ancora forse presto per dirlo, però ci potrebbe essere pericolo di inquinamento, di esplosioni, perché ricordo nel 2014 un po' si temeva anche questo. Sì, nel 2014 ricordo che l'incendio era meno concentrato rispetto ad adesso. Adesso è proprio lì dove c'era lo stoccaggio dei materiali imballati. C'era rischio anche sulla zona dietro di me, perché avevano preso fuoco parecchi di questi cassonetti. Ovviamente aveva anche una dimensione completamente diversa. È ovvio che, ripeto, la preoccupazione è data dal fatto di capire che cosa è bruciato, quali sono i rischi, eccetera. Noi non abbiamo, ovviamente, io personalmente, le competenze per valutarlo d'amblè. È ovvio che questa coltre nera di fumo spaventa molto e non fa ben pensare, però ripeto, non spetta a noi capire quali sono i motivi per i quali è scoppiato questo fuoco. Questo incendio, pardon. È ovvio, e torno a ripetere, che noi dobbiamo essere garantiti della sicurezza di un sito come questo, perché la gente qua ci vive e ci lavora. Dunque è questo che noi chiediamo, garanzie da questo punto di vista. Ripeto, in questo momento non facciamo gli inquirenti noi siamo qua per portare aiuto come possiamo con la Protezione Civile, che è sempre eccezionale e velocissima nel rispondere alle esigenze del territorio, e ovviamente in questo momento portare anche la solidarietà a un'azienda che ha preso una batosta importante e perdendo anche dei mezzi che costano tanti danari. Vediamo e cercheremo di capire.